in occasione del 100° anniversario della nascita di Luigi Monti, abbiamo avuto un colloquio con padre Dante. Padre Pietro Dante ci ha accolto con una gentilezza rara ed è stato molto disponibile ad aiutarci a realizzare un film su Luigi Monti. E questo padre del piccolo paese di Arco ci ha raccontato di questa immagine della chiesa romanica e ci ha anche regalato un disco con musiche dedicate al padre Luigi di un compositore e cantante italiano. Un uomo vestito di cielo. Erano canzoni che poi avremmo usato nel nostro film come La forca dell'amore, di Stefano Mazzili. Fortuna ci sei tu, i Stefano Colombo. Che mondo è, i Paolo Migani. Io ti chiamo te Piera Corit, eccetera. Fare questo film è stato un sacrificio per noi. Ma potremmo ancora fare questo film per questa figura rispettata. Da segnalare che presso l'Istituto Luigi Monti di Sarrano, in Italia, ci ha accolto un altro ospite, padre Ruggero Valentini, che ci ha regalato un'interessantissima intervista per il nostro protagonista, ma anche per l'istituto che porta il suo nome. L'Inevia Legnani 4 ha impressionato per la cura con cui è stato conservato il Museo Luigi Monti, dove un posto importante era occupato dai suoi strumenti di microchirurgia, ma anche dagli abiti dell'epoca. Gli ambienti antichi, così come i modelli della fasciatura del parto in Bovizzo vicino a Milano. Interessante la particolarità era la tomba dove era presente tra le bandiere la bandiera albanese. Le interviste a Tirana al direttore del consiglio della buona signora, padre Passerini ed Ettore, di cui hanno filmato la messa a piazza San Pietro Vaticano sotto la voce del Papa, dove il film ha catturato valori artistici ed emotivi che appartenevano davvero a una figura così onorata dal popolo italiano. Per questo film, La Stampa ha scritto, giornale, Arte, Cultura e Rivista Cinematografica 2001.